È un peccato perché questa è l'ex Casa della Cultura, trasformata poi in centro polivalente per immigrati, però l'idea era quella di accogliere tutto, quindi non creare un ghetto. Il cancello è serrato, il sistema di videosorveglianza è funzionante, così come i pannelli solari che nutrono l'impianto a LED che la notte illumina il campetto sportivo. Siamo alla Lamezia Terme, in una traversa di Via del Progresso. L'ex Palazzo della Cultura, poi convertito in centro polivalente per l'inserimento degli immigrati, è un gioiellino in termini strutturali e di risparmio energetico. Oltre 700 metri quadrati, due piani, mensa, aule formazione, infermieria, biblioteca, sala convegni per 300 persone, il tutto completato, collaudato e mai entrato in funzione. Una vera e propria cattedrale nel deserto di cui si erano occupate anche le telecamere di Striscia la Notizia. Il tutto mentre in città chiudono teatri di impianti sportivi. Ecco perché la Consulta, che raccoglie le realtà sportive e culturali, molte rimaste per strada, fa appello affinché il centro venga finalmente aperto. Come Consulta stiamo cercando di far riaprire le strutture chiuse dai commissari e di far riaprire le strutture mai aperte. Non abbiamo mai avuto, diciamo, una sede. Vista questa struttura alle mie spalle finita, penso, come a noi e come tante altre associazioni, ci potrebbe tornare molto utile. Chiederemo la gestione in maniera gratuita, cercheremo di aprirla alla città. Tiziana Bagnato per la CNews 24.